Buonasera e benvenuti al TG 2000, edizione delle 20:30. In apertura alla politica con il vertice di governo di questa sera e il ministro Tria che conferma non ci sono ostacoli per trovare un accordo con Bruxelles. E poi parleremo dei problemi interni alla maggioranza che tra liti, espulsioni e cambi di casacca adesso è in vantaggio al Senato di soli 3 voti. Augusto Cantelmi. Si riaccende lo scontro sulla TAV tra Lega e 5 Stelle dopo il via libera del CDA di Telta alla pubblicazione dei bandi per i lavori del Tunnel Italia. Il cofinanziamento dell'Unione sale al 55% per la parte internazionale e al 50% per la parte nazionale da Bussoleno a Torino. Una giornata storica per il governatore del Piemonte Cirio, che chiede ora al governo una parola chiara. Ma Di Maio attacca con le Olimpiadi e la TAV il partito del cemento e contro di noi. Di TAV non si dovrebbe discutere nel vertice in corso a Palazzo Chigi. Sul tavolo l'autonomia che dovrebbe approdare nel CDM di domani e il dossier autostrade. E il tema dei pedaggi con l'autority dei trasporti che difende la riforma del sistema tariffario autostradale. E con la riforma si schiera anche il Premier Conte in quanto prevede una riduzione dei pedaggi. Che abbiamo già applicato il nuovo piano tariffario alle nuove concessioni Brennero e Trieste-Venezia, l'andremo ad applicare a tutte le restanti concessioni. Questo significa pedaggi più contenuti, tariffe più trasparenti, investimenti più certi e sicuri, possibilità di monitorare anno per anno gli investimenti dei concessionari autostradali, maggiore sicurezza per i cittadini. Domando a voi giornalisti che siete esperti di tutte le questioni, vi sembra una rivoluzione? Grazie. Adesso la cronaca con l'arresto del presidente del Consiglio Comunale di Piacenza, un uomo agli ordini della cosca Grande Aracri penetrata in Emilia-Romagna partendo da Brescello, il paese di Don Camillo e Peppone. Allora la cronaca nel servizio di Luigi Ferraiuolo che ha raccolto anche il commento di Nicola Morra, presidente della Commissione Parlamentare Antimafia. Vediamo. A Brescello se lo aspettavano. Cutrello, come chiamato il rione a forte maggioranza di calabresi di Cutro nel paese di Don Camillo e Peppone, era ancora la roccaforte dell'Andrangheta e con salde radici in tutta l'Emilia Romagna. Non è bastata la sentenza Emilia emanata a ottobre scorso per sconfiggerla. La polizia ha fermato 16 persone, tra cui il boss Francesco Grande Aracri e i figli Salvatore e Paolo. 76 sono gli indagati. Secondo gli investigatori erano i capi del clan. In carcere è finito anche il presidente del Consiglio Comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso, di Fratelli d'Italia, immediatamente sospeso dal partito. Ritenuto un 'ndranghetista, intercettato 4 anni fa, prima che fosse eletto. Avrebbe favorito una truffa ai fondi europei come funzionario dell'Agenzia delle Dogane. Là con Manuel, senza offesa, solo perché là, naturalmente, Salvatore, insomma, a me, qualsiasi cosa. L'operazione, secondo il procuratore nazionale antimafia Cafiero De Rao, è la riprova della presenza andranghetista e mafiosa nel settentrione, come spiega il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra. E sono tante le evidenze giudiziarie da cui si può evincere che al nord c'è terreno fertilissimo per le mafie. Ricordo a tutti che la mafia è un esercito di forse 50-60 mila unità, è un esercito che però può vincere le battaglie soprattutto perché trova il silenzio, la commistione, la collusione di milioni di cittadini che piuttosto che da cittadini preferiscono vivere come sudditi, traendo naturalmente i loro piccoli vantaggi. La Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha respinto la richiesta della Sea-Watch di entrare nelle acque italiane per sbarcare 42 migranti, le cui condizioni restano comunque critiche, tanto che la stessa istituzione ha raccomandato all'Italia di soccorrere i più bisognosi. Federico Plotti. Ricorso respinto, la Corte europea dei diritti dell'uomo non ha accolto la richiesta partita dalla Sea-Watch, che da giorni naviga a circa 16 miglia dalle coste di Lampedusa, di entrare in acque italiane e sbarcare sull'isola i 42 migranti a bordo. I nostri porti restano chiusi, ha detto anche oggi il ministro dell'Interno Salvini, ribadendo la linea dura del Viminale nei confronti delle navi umanitarie non italiane. L'appello per sospendere provvisoriamente il decreto sicurezza bis è partito dal capitano dell'imbarcazione della ONG tedesca
e dai profughi a bordo stremati dopo quasi due settimane in mare. L'Italia aussi refuse. L'Italia si rifiuta di accoglierci. Noi chiediamo aiuto all'umanità. Pensate a noi. Qui non è facile, dice questo ragazzo. Al momento non ci sono sufficienti motivazioni per imporre al governo italiano di applicare un provvedimento provvisorio di sbarco. La Corte di Strasburgo si è limitata a chiedere al nostro paese di fornire l'assistenza necessaria soprattutto alle persone più vulnerabili e deboli. E sul caso della Sea-Watch, il garante nazionale dei diritti dei detenuti ha presentato un esposto alla Procura di Roma per privazione della libertà personale. Parliamo adesso delle Olimpiadi invernali a Milano. Dopo l'annuncio di ieri c'è già grande fermento attorno all'evento che coinvolgerà migliaia di persone e creerà molti posti di lavoro. Marco Bergamaschi ne ha parlato con Flavio Roda, presidente della Federazione Italiana degli Sport Invernali. Sicuramente che dopo 20 anni avere di nuovo le Olimpiadi in Italia è una cosa importantissima. Poi questo binomio Milano-Cortina penso che abbracci una grande città con una grande stazione alpina. Quali sono le aspettative della federazione? Ma la federazione, diciamo, più di tutto è che deve attorno a tutto questo progetto avere degli atleti competitivi, perché poi il risultato è fondamentale, e nello stesso tempo quindi cercare anche di fare una grande promozione sportiva, quindi degli sport invernali in generale. Le Olimpiadi sono anche un'opportunità per rilanciare il movimento sportivo invernale, il sistema montagna? Per noi proprio il rilancio di quello che è il sistema montagna è importantissimo, e penso che questi grandi eventi siano veramente la grande opportunità. Qua bisogna essere veramente tutti uniti, cercare di fare squadra e tutti andare in una direzione per lo sport e per il sistema. Quali saranno i prossimi passi? Sarà veramente costituire un comitato organizzatore importante, anche per la gestione non sarà semplicissimo, perché abbiamo le location, diciamo, divise su tutto l'arco alpino, e quindi ci vorrà veramente delle persone molto preparate, dei manager che sappiano far funzionare la macchina, poi che abbiano bene l'obiettivo di promuovere sì il prodotto, ma di avere ben chiaro che l'atleta poi è al centro dell'attenzione, al centro del progetto. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha presieduto oggi al Quirinale il Consiglio Supremo di Difesa, presenti tra gli altri il Premier Giuseppe Conte, i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Tra i temi trattati la stabilità della Libia, che è una priorità per il nostro Paese, così come la minaccia del terrorismo transnazionale. L'Italia, si legge in un comunicato, deve contribuire con decisione alle iniziative della comunità internazionale tese a contrastare le molteplici forme in cui esso si manifesta. Gli esteri adesso, in Messico, dove il presidente Obrador ha presentato un piano per identificare i resti delle vittime della violenza che imperversa nel paese. Un modo questo per accogliere il grido di giustizia che viene dai parenti dei desaparecidos. Marco Burini. Dove stanno? Che fine hanno fatto? Non hanno mai smesso di chiederlo le madri dei desaparecidos messicani. Migliaia e migliaia di persone, per lo più giovani studenti, che finiscono in mezzo alla guerra tra cartelli della droga e forze dell'ordine. O peggio, come nella famigerata strage di Ayotzinapa di 5 anni fa, in cui fu il sindaco e la moglie, in combutta coi narcos e la polizia, a farne sparire 43. Hemos heredado esta violencia. Abbiamo ereditato questa violenza, queste bande che operano nei vari stati. Stiamo affrontando il problema, ma certo non possiamo dire che è risolto, ha detto il presidente Obrador, in carica dal 1° dicembre scorso, annunciando un piano per identificare i resti delle vittime, per cui sono stati stanziati 21 milioni di dollari. Credeteci, non siamo come quelli che ci hanno preceduto, non siamo corrotti, non permetteremo l'impunità, non copriremo le cose. Vogliamo che la giustizia diventi realtà, ha aggiunto Obrador, che si è preso un impegno pesante, perché in Messico la violenza è un'epidemia che fa migliaia di morti ogni anno. Studenti, preti, giornalisti, femministe, sindacalisti, ambientalisti, semplici passanti, e sta paralizzando la vita del paese. Ma finché queste donne gridano così, la partita non è chiusa. Parliamo adesso dello sciopero in Cisgiordania da parte dei palestinesi contro il vertice in Bahrain che per promuovere le iniziative di pace in Medio Oriente, un vertice di cui Abu Mazen insieme ad Hamas a Gaza aveva subito invocato il boicottaggio, ma il consigliere di Trump Kushner
prova a rassicurare i palestinesi. L'America dice non vi ha dimenticato. Paolo Fucili. Il patto del secolo è nato morto, tanto che a Gerico va in scena un sarcastico funerale. Scioperi e proteste di piazza infiammano i territori palestinesi, mentre in Bahrain, sul Golfo Persico, inizia pace per la prosperità. L'ambizioso summit voluto dal presidente americano Trump è affidato al suo genero, Jared Kushner. Tema una pioggia di ben 50 miliardi di dollari di investimenti tra Gaza, Cisgiordania e paesi limitrofi come parte di un ancora vago patto per la sospirata pace tra Israele e Palestina. Iniziamo dalla politica, dalle risoluzioni dell'ONU, poi l'economia aveva già risposto piccata alla leadership palestinese, motivando così il boicottaggio del summit, cioè in sostanza: noi non vogliamo soldi, vogliamo vivere come tutte le altre nazioni del mondo, protesta un negoziante di Gaza, dove oggi è sciopero generale. Proteste vibranti anche negli insediamenti palestinesi di Giordania e Libano. Il portavoce del presidente Abu Mazen avverte: di pace per noi nemmeno si parla senza prima il ritiro israeliano dai territori occupati, compresa Gerusalemme Est. Insomma, il messaggio è chiaro per Washington, i suoi alleati arabi e la loro strategia politica per la Terra Santa. La causa palestinese non si può liquidare coi soldi. Arriva il caldo record, temperature oltre i 40 gradi in molte regioni. Vediamo come proteggerci e soprattutto come difendere anziani e bambini. Clara Iatosti. Io, a parte il fatto che vado in piscina 3 volte a settimana a fa acqua G, quindi mi tengo abbastanza... E poi certo il pomeriggio sto dentro casa perché fa caldo, no? Se ti rinchiudi sei chiuso proprio, dove comincia? Io esco sempre, caldo, freddo, se c'è l'ombra invece fermo 5 minuti e poi riparto. Mi metto sul balcone e prendo l'aria fresca, tutto qua. Non posso uscire a sedare, non è che vado in giro con l'aria calda. Ognuno ha la sua ricetta per difendersi dal caldo. Per il fine settimana sono attese temperature record e se, come previsto, il termometro salirà fino a 40 gradi, i nostri anziani hanno appreso la lezione. La mattina sto a casa, perché fortunatamente è una casa molto molto fresca. Il pomeriggio vengo qui a Villa Panfili per rinfrescarmi. Mangiare tanta frutta e riposarmi quando c'è caldo e uscire nell'ora un po' più fresca. Queste regole di buon senso valgono anche per i più piccoli e per i malati cronici, ma è necessario ripeterle. Parliamo di ovvietà, no? Di conseguenza, io provengo dalla sanità, e continuare a informare gli anziani di bere è importantissimo. È importantissimo perché la sensazione della sete dell'anziano l'avverte meno delle altre età. Ripetita iuvant, utile ed opportuno ripetere le raccomandazioni, ancor di più rimanere vicino ai nostri nonni. Una grande vela che utilizza il sole come propulsore per le astronavi, ma non solo. Immagini spettacolari che arrivano dallo spazio nel servizio di Letizia Davoli. Le ultime 24 ore nello spazio sono state particolarmente trafficate e da oggi in orbita attorno alla Terra ci sono 3 astronauti in meno, ma 24 satelliti in più. Tanta scienza della NASA in vista della prossima esplorazione umana della Luna e di Marte. Protagonista di questa missione il razzo attualmente più potente al mondo, il Falcon Heavy di SpaceX, l'azienda di Elon Musk. Questa mattina alle 8:30 ora italiana, notte fonda negli Stati Uniti, i suoi 27 motori hanno svegliato la Florida, seguiti da decine di migliaia di persone, in attesa dello spettacolare rientro a Terra dei 3 serbatoi, booster per gli addetti ai lavori, la caratteristica unica dei razzi di SpaceX che hanno cambiato l'accesso dell'uomo allo spazio. Atterraggio riuscito ma solo parzialmente. Il serbatoio centrale esplose in mare, come però largamente previsto. La missione era la più difficile finora per il Falcon Heavy. In testa al razzo, nella ogiva, il suo preziosissimo carico, 24 satelliti scientifici della NASA e del governo americano, destinati a studiare l'ambiente interplanetario, estremamente pericoloso per l'uomo. Ed un esperimento molto speciale, una vela di circa 6 metri per
6, che tra 7 giorni si aprirà e cercherà di muoversi nello spazio spinta solo dal vento solare, un flusso di particelle continuamente emesse dal Sole. E mentre il Falcon Heavy partiva, in Russia, nelle steppe del Kazakistan, atterravano 3 dei 6 astronauti della Stazione Spaziale Internazionale. Dopo 6 mesi a bordo della stazione e 6 mesi di esperimenti dedicati alla biologia del corpo umano nello spazio, lasciano il posto al prossimo equipaggio in partenza il 20 luglio, del quale fa parte anche il prossimo comandante della stazione, l'italiano Luca Parmitano. Secondo giorno della prova orale per oltre 520.000 studenti italiani che partecipano all'esame di maturità. Ancora oggi non manca qualche polemica sulla nuova formula prevista dalla riforma voluta dal ministro Bussetti, che contempla l'estrazione da parte del candidato di una busta con all'interno gli argomenti da esporre durante l'interrogazione. E parliamo adesso di ambiente e vita quotidiana. Andrea Segre, agronomo e scrittore, ci spiega gli espedienti quotidiani per evitare gli sprechi nella nostra giornata. Pierluigi Vito. Ogni settimana buttiamo nella spazzatura mediamente oltre 1,5 kg di cibo per famiglia. Cibo che magari era ancora buono, ma che per pigrizia o incoscienza finisce nelle pattumiere, per un valore di circa 196 euro all'anno a persona. Conti che ha provato a fare un veterano della lotta allo spreco alimentare come Andrea Segre. Lo spreco domestico in particolare è una questione di comportamenti sbagliati, talvolta anche inconsapevoli, non voglio dire irresponsabile, ma proprio... Non abbiamo più idea di quanto vale il cibo, di cos'è, da dove viene, di come leggere un'etichetta, di come conservarlo in frigo, di come fare una lista della spesa. Parte dalle fondamenta il suo nuovo libro, una sorta di manuale di sana economia domestica con tanto di diario per monitorare lo spreco quotidiano. Alla fine soltanto lo spreco domestico vale qualcosa come 12 miliardi di euro all'anno. È una manovra finanziaria. Risparmio e sobrietà sono opportunità alla portata di tutti per una vita più sana, giusta e in equilibrio con l'ambiente. La sobrietà non è un termine negativo, privativo. Avere quanto abbiamo bisogno, non di più, perché l'eccesso viene sprecato, inquina, costa. Si parte dalla lista della spesa. Io ho sempre dato dei consigli: andate a fare la spesa facendo una lista e possibilmente a stomaco pieno, perché così non si cade in tentazione. Al Policlinico Gemelli di Roma, nel nome di Alessandro Narducci, giovane chef italiano tragicamente scomparso un anno fa, un'alleanza in favore dei malati più piccoli con una lezione di buona cucina da parte del noto chef Heinz Beck. Silvio Vitelli. Piatti stellati in ospedale per laboratori di cucina che hanno visto il celebre chef Heinz Beck insegnare i trucchi del mestiere ai piccoli pazienti del Policlinico Gemelli di Roma. Attrezzature fornite dalla Onlus Officine Buone che resteranno qui nel reparto di oncologia pediatrica, acquistate grazie alle donazioni in memoria dello chef Alessandro Narducci. Suo padre promuove ora la campagna Chi guida non chatta. Purtroppo Alessandro è rimasto vittima di un incidente insieme a Giulia, perché un ragazzo si è distratto con il cellulare e ha fatto un tratto contromano. Io non avrò continuità, perché avendo un unico figlio questo è difficile. E qui ho trovato tanti bambini, tanta continuità da sanare, da regalare momenti belli. È una cosa che uno fa con il cuore, e quando lo fai con il cuore non c'è un impegno che equivale a quello che questi bambini poi ti danno. Una grande gioia e un grande credere in un futuro che a volte purtroppo non è sempre bello. Questo progetto di vita è nato da una morte che però non c'è. Ho vinto io, ha vinto Ale. È tutto, il nostro giornale termina qui, io vi lascio a TG Estate. Buona serata.